un intervento atteso dalla popolazione di Vaggio da anni, metterà in sicurezza proprio tutto l'abitato, e il ricordo è ancora vivo dell'alluvione del 2013 in cui abitazioni e fabbriche furono investite da una lama di acqua piovana che dalle balze del sovrastanti invase veramente tutto l'abitato. L'intervento è stato realizzato con il supporto economico della Protezione Civile Nazionale e il contributo di circa 30.000 euro per gli espropri che l'amministrazione ha messo a disposizione dal proprio bilancio. Quindi veramente l'augurio a tutti di un'opera risolutiva che in questi mesi appunto porterà Vaggio a una serenità per quanto riguarda appunto il rischio idrogeologico che fino ad oggi è stato alto, e quindi da un momento all'altro avrebbe potuto ripetersi ciò che era avvenuto nel 2013. L'intervento consta nella realizzazione di un nuovo canale atto alla ricezione e al corretto convogliamento delle acque all'interno del recettore del torrente Resco. Le acque che vengono interessate da questo intervento sono tutte le acque che cadono all'interno del bacino idrografico della parte orientale dell'abitato di Vaggio e quindi che interessano il corpo geomorfologico delle balze. Il nuovo canale di raccolta si sviluppa proprio a partire dalla base delle falesie delle balze, si sviluppa attraverso l'area pedicollinare fino alla prossimità del tessuto urbanizzato dell'abitato di Vaggio e si ricollega al primo lotto dell'intervento che è stato realizzato 2 anni fa dall'amministrazione comunale di Castelfranco Piandisco e che ha permesso alla parte iniziale di questo corso d'acqua di essere convogliato correttamente all'interno del torrente Resco. L'intervento quindi consta nello scavo a sezione aperta di un nuovo canale di raccolta delle acque e una serie di tratti tombati con opportuni scatolari per il suo corretto convogliamento anche chiaramente nel tratto tombato che attraversa il paese prima del suo ingresso nel torrente Resco. Un grazie particolare agli operatori dell'Unione dei Comuni del Prato Magno che attraverso il geologo Frosini e gli altri collaboratori hanno lavorato alacremente sia per quanto riguarda l'analisi, sia per quanto riguarda il supporto alla progettazione, sia per quanto riguarda appunto tutte le operazioni che vengono messe in atto.